penne, quaderni, astucci, ma anche biglietti per visite guidate o altri appuntamenti con la cultura. E in parte ciò che contiene lo zainetto dell'amicizia, presentato lo scorso sabato presso la scuola Garibaldi di Foggia, una sorta di spazio solidale permanente intitolato a Valentina Crisci, mamma, docente e donna, che si è sempre spesa in prima persona per aiutare il prossimo. Prematuramente scomparsa lo scorso settembre, e che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno con un dono da lei tanto desiderato e oggi realizzato con l'aiuto anche dell'associazione APS Impronte. Questo è un, un progetto che nasce dall'idea diciamo, dall di una persona speciale, di una professoressa che purtroppo è venuta da poco a mancare, ma che aveva un grande cuore e che oltre a essere docente. Era anche una mamma di questa scuola e aveva presente i problemi diciamo, di tante famiglie che magari stentano a poter reggere il ritmo economico appunto, della scuola. E quindi questa è stata un'idea bella, soprattutto dove abbiamo recuperato il senso della comunità, cioè dello stare insieme e del darsi una mano, dell'aiutarsi a vicenda. Nello spazio messo a disposizione dalla scuola Garibaldi chiunque dunque potrà portare materiale didattico da destinare ai bambini che hanno situazioni familiari difficili e che molto spesso non possono permettersi di acquistare il materiale minimo per la scuola come le penne, i colori o i quaderni. La distribuzione verrà fatta dalle maestre che conoscendo da vicino le diverse situazioni potranno prendere... Quando c'è bisogno, ciò che occorre è consegnarlo direttamente ai bambini che ne sono privi, rispettando anche così la dignità di chi riceve. All'inaugurazione hanno partecipato il dirigente Sergio Russo dell'Istituto Comprensivo Alfieri Garibaldi, la presidente dell'associazione APS Impronte Anna Paola Giuliani e il gruppo di volontari dell'associazione. Siamo qui a celebrare soprattutto, credo, uno dei valori più belli e uno dei valori da trasmettere sin dalla più tenera età ai nostri figli. Il valore e il dono dell'amicizia, perché poi questa iniziativa muove da un rapporto di amicizia che lega due donne straordinarie che io mi onoro di avere al mio fianco, che hanno avuto questa bellissima idea nel segno della continuità che sono Concetta Soragnese e Daniela Tonti, alle quali il mio ringraziamento enorme, Franca Palese, loro mi hanno raccontato e hanno messo su insieme questa iniziativa. Questa iniziativa nasce dal desiderio di una mamma, che era anche un'insegnante di questa scuola, che si era resa conto che in alcune classi non tutti i bambini riuscivano a stare al passo con gli altri.